dell'organizzazione proposta parte da quella già prevista dal attuale piano regolatore, ampliando la seconda possibile l'unico spazio possibile tra la nave esistente con la quale tracciato 129 metri di materia. Si tratta di un pacchetto di dimensioni non numerose, anche certamente meno piccole, tra circa 35, 36, 36 metri posti a posti a posto, sulle caratteristiche tecniche della variante di cui si riuscita a vedere, darei la parola all'architetto Lopomo, che è responsabile del procedimento, che ringrazio per essere qui con noi. Questa è una variante intanto che è stata già ampiamente illustrata in commissione al 7.8, è stata resa pubblica quando è stata. È una, diciamo, delle varianti dove davvero la valutazione integrata è stato un processo partecipativo. E pensiamo che noi con questa variante siamo partiti, davvero il procedimento è stato fatto a Giugno. Sono stati resi disponibili tutti i materiali, tutti i documenti relativi alla votazione sia in forma cartacea che su internet. A ottobre abbiamo fatto una conferenza di servizio dove hanno partecipato tutti i vari enti, APAT, Ferrovie, insomma, i settori interni del comune. E per quanto riguarda la partecipazione, tutti gli enti hanno espresso pareri favorevoli alla variante. Le ferrovie ci hanno chiesto una fascia di 5 metri da destinare a verde in ipotesi di raddoppio della linea ferroviaria. Per quanto riguarda i numeri, sono molto contento, anche prima dei numeri, insomma, nel corso della partecipazione integrata, della votazione integrata, sono contenuti tutta una serie di contributi. Chiaramente chi potenzialmente sarà espropriato mi preme precisare che oggetto della variante è l'ampliamento della banchetta, cioè tutta una serie di contributi che hanno messo più a tariffa allungata la finalità della variante, che non è quella di troviamo un posto dove mettere il parcheggio, non è questo. La finalità della variante è quella di ampliare un parcheggio che comunque rimane di dimensioni contenute, entro un po' nel merito dei numeri. La previsione attuale è di 860 metri, e quindi circa 13 stalli. Con la variante la superficie realmente destinata al parcheggio raddoppia, il numero di posti auto quasi triplica, e questo insomma, è una delle motivazioni anche a sostegno della validità della variante. Quindi metri quadri per stallo con la variante si riduce. In più, questa fascia che dicevo che è chiestaci dalle ferrovie di 300 metri. In più, qual è la novità? Questo è, noi avendo già fatto una valutazione integrata, quindi tutti gli effetti ambientali, territoriali, economici e sociali sono stati svalutati all'interno della valutazione integrata. Siccome siamo in una fase transitoria in cui la regione Toscana non ha fatto una propria valutazione ambientale strategica, cioè in questa fase stiamo facendo la verifica della procedibilità. Ora, sapete bene, dal termine alla valutazione ambientale strategica, in sostanza si sposta degli altri che molto probabilmente non ci sono sulla strada, ci vanno a mettere un parcheggio. In maniera non si va a fare un deposito di scorie nucleari, si va a fare un parcheggio. Comunque, non
obbligati diciamo, a fare la verifica di procedibilità.